come svolgere i compiti o assignment che l'insegnante assegna su Google Classroom, ti arriverà per mail un avviso come questo: New Assignment, le guerre persiane. Cliccherai su Open ed entrerai nell'ambiente della Google Classroom. Leggerai attentamente la consegna. Svolgete l'esercizio contenuto nel file S-Guerre Persiane Sospensione che trovate qui sotto. Per svolgere l'esercizio devo scaricare il file. Il file, che appare in questo modo, non è scaricato, non è utilizzabile. Per scaricarlo dovrò procedere in questo modo: cliccare in alto a sinistra, aprirlo in una nuova finestra e avviare il download cliccando sempre in alto a sinistra nell'icona del download. Aprirai il file e per lavorarci dovrai cliccare Abilita modifica. In questo modo potrai utilizzare il file per svolgere l'esercizio. Una volta completato l'esercizio, direttamente nel file lo salverai con un nome diverso, così: cognome, per esempio Rossi, underscore, nome Paolo, GP, guerre persiane. Dopodiché chiuderai il file e tornerai alla schermata della tua classe, della Google Classroom. Nella casella Your Work seleziona Add or Create. Ovviamente dovrai selezionare Add, cioè aggiungi il file che hai creato. Select files from your device, cioè seleziona un file dal tuo dispositivo. Ritroviamo il file che abbiamo creato, Rossi Paolo GP, lo carico. Seleziono Upload, carico. A questo punto, una volta caricato il file, clicco su Turn In, cioè consegna, e confermo nuovamente la consegna, Turn In consegna. Se mi accorgo di aver sbagliato file o di aver commesso errori, posso tornare sui miei passi selezionando Unsubmit, cioè annulla la consegna, e caricare un nuovo file seguendo la procedura illustrata in precedenza. Unsubmit. Elimino il file precedentemente caricato e lo sostituisco con il nuovo modificato. L'insegnante riceverà la notifica del compito svolto e caricherà l'elaborato con le correzioni e la valutazione sempre nell'aula virtuale di Google Classroom. Sempre per mail riceverai una notifica e potrai così visualizzare il file corretto e la valutazione sempre su Google Classroom.